Ok ragazzi, allora per il Black Friday del 2023 io mi sono mantenuto abbastanza basso, ho preso solo questi due oggetti, questo smartwatch e questa striscia LED da 5 metri, questa la vediamo dopo, mentre per questo avete già visto l'unboxing, lo abbiamo messo sotto carica, le abbiamo controllato un po' qualche impostazione e devo dire che la prima cosa che non ci è piaciuta per niente è il cinturino, che era il più bello, ma comunque non va perché è molto piccolo, è una misura più piccola, quindi non si aggancia bene. Ora contatteremo l'assistenza, insomma contatteremo il venditore per vedere cosa è successo. Stavo dicendo che l'ho messo sotto carica, l'ho settato qualche impostazione per capire come funziona e se funzionava bene. Si mette in carica con un cavetto magnetico che si aggancia solo da una posizione. Due cinturini, istruzioni un po' raffazzonate perché comunque non abbiamo una vera e propria marca, ma è una cosa cinesina. Materiale un po' plasticoso, comunque non ci dispiace visto il prezzo che l'abbiamo pagato, solo 39 euro. È carina questa interfaccia con questi due pulsanti che sono fisici, gli unici due fisici. Con questo accendiamo e con questo entriamo nel menu. Può essere cambiato schiacciando due volte questo pulsante. Abbiamo vari settaggi del menu. Inoltre possiamo anche cambiare i quadranti da un'interfaccia, dall'applicazione, applicazione che dobbiamo scaricare anche se ha pochissime stelle. Un'applicazione dove dentro possiamo settare tutta l'interfaccia dello smartwatch. Dall'interfaccia del quadrante possiamo fare diversi movimenti, come verso sinistra abbiamo le app preferite, verso destra abbiamo una specie di menu rapido, mentre andando verso sopra abbiamo i messaggi di WhatsApp o di notifica. Mentre verso sotto abbiamo ancora questi tasti rapidi come le impostazioni per cambiare batterie e tutto quanto. Come manovrabilità sembra abbastanza reattivo. La cosa carina è il cambio di quadranti che possiamo cambiare direttamente dalle impostazioni. E possiamo fare un nuovo settaggio di quadranti. Qui ce ne sono solo 4-5. Mentre poi sull'applicazione ce ne sono tantissimi altri dove poter cambiare, dai più light a quelli di Natale, quelli a tema, quelli più tech, insomma, possiamo cambiare un sacco di quadranti. Una cosa che non mi è piaciuta è che non possiamo integrarlo con altre applicazioni di quadranti, infatti non avendo una marca non viene riconosciuto da nessuna applicazione, almeno quelle che ho provato io. Se trovate applicazioni che siano compatibili, mandatemele che mi interessano. Nel foglietto illustrativo dice che è water resistant, infatti dice che è resistente all'acqua e alle polveri, IP67 e IP68, cioè dice che può essere immerso in acqua totalmente oppure non far entrare polveri di minimo 1 mm, però poi ti dice non farti il bagno, che è meglio. Il resto di istruzioni molto carino in tutte le lingue, ce n'è abbastanza, c'è l'italiano, non è che spieghi tantissimo, anzi non si spiega quasi niente, ti dice qualche cosina e basta. Ho iniziato a cambiare i quadranti, vedere qualche quadrante più carino, a vedere se funzionavano tutte le impostazioni, le chiamate, riceve anche le chiamate, manda messaggi, gestisce l'audio. Infatti abbiamo un'applicazione dei dati, chiamate, contatti, registro chiamate, dati, sport, record, spot, frequenza cardiaca, chiese. Queste qua le vedremo, poi le controllerò nei prossimi giorni. Anche la pressione sanguigna e l'ossigenazione le controllerò con altri dispositivi. Messaggi meteo che comunque sta abbastanza bene se collegato con il Bluetooth. Poi abbiamo anche la musica, cronometro, timer, codice scontrino, questo qui non l'ho capito ancora cos'è, se è un pagamento attraverso NFT o cos'altro. Calcolatrice, cosa buonissima, trova il telefono, mi fa squillare il telefono se così lo troviamo nella stanza, può farci da pulsante per la fotocamera e abbiamo anche una bussola.
che una volta settata con le varie S nell'area setta abbastanza bene come spostamento. Abbiamo anche il calendario, abbiamo anche il biglietto da visita che tramite l'applicazione possiamo collegare per condividere l'applicazione, insomma i biglietti da visita. Certo, rispetto agli altri smartwatch sul mercato non ha confronto, perché comunque è un prodotto cinese a basso costo. A me serviva solo per fare il cambio con il Fitbit della Samsung. Comunque questo è un orologio che ho pagato 19 euro e si è fatto ben 4 anni. Ora non riesce più a collegarsi e quindi ogni volta è un casino ricollegarlo e caricarlo. Quindi mi serviva una cosa più carina, insomma, non da spenderci tanto e da avere qualche informazione di più al polso, tipo il meteo o qualche messaggio veloce. Niente, questo è lo smartwatch. Se ora parlerò con il venditore, vediamo cosa mi dice per questo cinturino, perché mi piaceva anche questo cinturino. Al massimo, se no, prendere un 22 mm di cinturino e lo cambio con un cinturino in più in pelle, non lo so, vediamo. Ok, un'altra cosa che ho preso su Amazon per il Black Friday è una striscia LED da 5 metri multicolor RGB che si sincronizza con la musica, il tapo della TP-Link, multicolor, voice control, app connector, e quindi questa voglio andarla a mettere intorno al letto per avere una luce più soffusa la notte. La apriamo e troviamo le istruzioni. E poi abbiamo tutto il sistema di controllo tapo, che è il controllo della TP-Link, dove abbiamo più strumenti da poter andare a collegare per creare tutto un unico mondo di sensori e interfacce. Possiamo mettere i sensori per accendere le luci, controllo delle lampade, pulsanti smart e tutto quanto, ma costano effettivamente un pochettino. Qui abbiamo il LED 5 metri, abbiamo detto. Qui abbiamo il cavo con il pulsante e con lo spinotto in questo modo, e poi qui abbiamo lo spinotto con il riduttore. Questo va qua e questo va alla presa. Ok, quindi mo collego tutto, vediamo che succede. Ok, pensavo ci fosse più luce, in realtà non c'è moltissima luce, comunque già basta per fare qualcosa. Poi comunque abbiamo possibile luce sempre più chiara, perché se mettiamo poi il bianco ci dà sempre più luce, come vedete. Poi in base a quando ti sposti su colori più scuri, naturalmente la luce diminuisce. Quindi possiamo anche fare un gioco di questi. Facciamo effetti. Mettiamo aurora. Vediamo, arcobaleno, penso sia San Valentino, alba. Ok, carino. Questa potremmo impostarla per le 6 del mattino, visto che fuori non c'è neanche una luce. Poi al tramonto, verso le 6 di sera, potremmo fare un po' di tramonto. Ok, perfetto. Fulmine, vediamo fulmine. Ehi, che bello. Figo. Magari nelle orecchie ci mettiamo la musica con i fulmini da YouTube e poi lui ci fa gli effetti luminosi. Potrebbe essere figo. Calderone ribollente. Interessante. Molto interessante. Ci possiamo divertire un attimino. Va bene, gli effetti sono carini. Il timer li dobbiamo ancora controllare, magari accendi dispositivo, spegni dispositivo alle ore, per dire all'1:05,
comunque l'applicazione della TP-Link sembra fatta abbastanza bene. Io tempo fa avevo visto delle recensioni per quanto riguarda tutti questi aggiornamenti e smart home, ma non l'avevo mai approfondita, quindi il problema era che ognuno parlava con se stesso e dovevi scegliere, diciamo, una linea per configurare tutta casa. Penso che TP-Link sia abbastanza univoca nelle case, cioè qualcuno ha sempre qualcosa in casa della TP-Link, quindi penso che partire dalla TP-Link sia una buona cosa. Abbiamo anche l'aspirapolvere, tutti gli accessori smart, arrivo a casa. Abbiamo anche quelle che Google chiama routine, qui ce l'abbiamo in arrivo a casa e cose varie, simula alba, possiamo farla aggiungendo più applicativi, è interessante anche questo, andare a letto, magari possiamo spegnere interruttori, spegnere luci, fare un controllo da qui, lasciare casa e possiamo disattivare, attivare tutte le microcamere e quant'altro. Quindi ora noi abbiamo ancora solo la striscia LED e poi man mano, piano piano, ci aggiungiamo anche gli altri dispositivi tipo telecamere. Sarebbe interessante portare questo nelle galline, cioè da qui mi controllo magari che fanno le galline, piano piano me lo faccio. Ok, ora abbiamo integrato anche Google con la sua applicazione, l'abbiamo messo sempre sul tablet per non avere ponti con il wifi, visto che il wifi ce l'abbiamo sul cellulare, quindi ok Google, accendi letto. E abbiamo anche il letto acceso. Ok ragazzi, questo è quello che ho comprato io per il Black Friday, quello è il letto, questo è l'orologio, se vi iscrivete poi magari vi informo come è andato a finire con il cinturino. Niente, se volete dargli un'occhiata trovate il link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.